A tutti, questo è Formula 1 2020. Oggi cerchiamo di continuare la carriera. Due messaggi di posta. Che cosa c'è? Congratulazioni, ho ottenuto un trofeo per la tua prima volta in carriera sul seguente tracciato, Suzuka. Dopo aver riscattato il trofeo da questa email potrai visualizzarlo insieme agli altri trofei nella sezione super licenza. Ricorda, puoi sfogliare i tuoi riconoscimenti contrassegnando un trofeo come preferito. In questo modo gli altri utenti che consulteranno la tua super licenza potranno vedere i riconoscimenti che hai ottenuto. Oh, ottimo. Bella. Hai ottenuto un trofeo per la tua prima volta in carriera sul seguente tracciato, se Singapore. Vabbè, adesso quella di prima. Bello pure questo. Hai ottenuto un trofeo per la tua prima volta in carriera sul seguente tracciato, Monza. Questa è meravigliosa, è l'Italia. Dov'è super licenza? Riconoscimenti. Ah no, non è questo. Dove è super licenza?
forse qua. Ecco, super licenza. Apposta, l'ho trovata. Allora, attività. Aggiungiamo attività. Forza G, è qua. Andiamo a Sochi, purché non se lo merita la Russia. È un invitation. Andiamo. Salutiamo nuovamente, ringraziandovi per esservi uniti a noi in occasione di uno dei pochi eventi dell'anno che non eserciterà un impatto critico sul campionato mondiale. Dunque, forse, possiamo tutti rilassarci solo un altro pochino e goderci l'azione di questo meraviglioso parco auto storiche.
Inseguimento. Vettura 2006 Renault R26. Pista socio autodromo. Limite giro 3 giri. Obiettivo raggiunto, finisce al primo posto. I tuoi concorrenti sono a bordo di auto più lente, ma entrambi partono in vantaggio. Superali tutti prima di completare i giri assegnati. Vediamo. Partono veramente contenti questi pochi. Che bella macchina. Ultimo giro.
riscaldamento va benissimo. Eliminational è fatta ed è mia, completata, a posto. Piazzamento primo, 150.000 dollari in tasca, la fama 1.000 euro, 1.000 di più, a posto. Obiettivo da raggiungere, finisce al primo posto. I tuoi concorrenti sono a bordo di vetture più lente, ma entrambi partono in vantaggio. Superali tutti prima di completare i giri assegnati, a posto, fatto. Avanziamo. Via dalla Russia. Sono cattivi là. O meglio, è cattivo. Andiamo a quartier generale e vediamo un poco. I nostri margini sono in positivo. Penso che abbiamo spazio per reinvestire un po' di denaro. Buono, buono. Che mi dice qua il messaggio? Carlo, bilancio positivo. Ciao boss, vorrei consegnarle vorrei consigliarle di investire un po' di quel denaro che abbiamo accumulato. Possiamo usarlo per migliorare le strutture o provare ad ingaggiare piloti più costosi. Mannaggia la Mercedes. A disposizione. Dove potrei andare a pescare? Vediamo. Aumentiamo.
incrementa il numero degli aggiornamenti in simultanea. Personale. Mazza com'è costoso il fatto. Questa. E per finire questa. Mercato piloti. Posso spendere? Non proprio. Vorrei Vettel. Osservo. Ce ne ho. Avanziamo. Andiamo. Il cambio attuale ha svolto il compito di completare 6 gare. E potrà dunque essere sostituito con un nuovo cambio senza comportare una penalità. Vuoi installare un nuovo cambio ora? Sì. Devo vincere assolutamente, visto che il mio compagno di squadra non fa punti.
messaggi. Alex. Buono il tempo. Sono in gara verso il finale. Potrebbe piovere, ma non è un problema in questo momento. Andiamo, avviamo. Allora, familiarizziamo. Esatto, cerca di prendere il maggior numero di porte in curva possibile. Più rapido sarai nel superare la curva, maggiore sarà il tuo punteggio. Dovrai anche utilizzare il DRS nella zona DRS. Zona DRS in vista, preparati ad aprirlo. Puoi controllare la distanza sul DMF. Siamo lenti su queste curve, curva 6, curva 7, curva 8, curva 9, curva 18. Che più?
ultimo giro del programma. A posto. Questi dati sono accettabili, ma non certo ottimali. Potrebbe valere la pena ripetere il programma. Ma anche no. Prima di restare a secco, sosta ai box entro due giri. Box in questo giro. Disattivato, devi... Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Hai urtato l'ala anteriore, il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione.
prima dei box. Le riparazioni alla vettura ci hanno preso un po' di tempo. Pazienza. Questo test è incentrato sulla gestione gomme. Prova a controllare lo slittamento in ogni curva e presta particolare attenzione ad abbassare la potenza al punto di corda. Completato, hai fatto un buon lavoro. Abbiamo ottenuto dati eccellenti in quella corsa, quindi torna nel garage e ti farò vedere i numeri. Buono, buono. Questa è una delle cose più facili, questa, le varie gestioni.
questo giro siamo in P4. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Ok. Rientra ai box in questo giro. Il tempo dell'ultimo giro era 1 minuto 42,5. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Vai, 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 vai per i fatti tuoi. Viene ai box in questo giro. Box in questo giro. Ma sempre all'anteriore sì, no? Abbiamo perso tempo per riparare i danni della vettura.
c'è qualche Ferrari in pista. Vediamo il mio compagno di squadra. So che può venire la tentazione di concentrarsi solo sulla gara, ma dovremmo trovare un po' di tempo per terminare il programma simulazione qualifiche. Prova a completarlo prima della fine del terzo turno delle prove libere, se ce la fai. C'è una Mercedes dietro. Ah, Schumacher. Così dovrebbe essere almeno. Però 0 punti in classifica, porca miseria. Piacere vedere Lewis Hamilton guidare.
30 secondi della sessione, la prima sessione delle prove libere. Finita. Rivediamo la classifica alla fine della sessione con i primi tre: Hamilton, Bottas e il veterano. Le prove libere si chiudono qui ed è ora di salutarci, ma il prossimo appuntamento con la Formula 1 è già dietro l'angolo. Il mio obiettivo è restare davanti a Verstappen, visto che c'è la rivalità. Ma non è ultimo, almeno Mick Schumacher. Il cambio del cambio, scusate il gioco di parole, ha giovato anche a lui. Avanziamo, non perdiamo altro tempo. Avanti, sto caricamento veloce. Avvia sessione. Adesso ci concentriamo sulla gestione carburante. In questo programma desideriamo che ti concentri sulla tecnica di risparmio carburante. Esegui il lift in costa ogni entrata in curva per risparmiare il massimo del carburante pur mantenendo al minimo il tempo sul giro. We'll be right back.
ok, giro decente, ma puoi fare di meglio. Continua così. Giro accettabile, ma puoi fare di più se ti impegni. Lo so. O faccio le fila in costo o devo spingere. Pioggia è prevista in poco più di 10 minuti. Pioggia tra 10 minuti. Ok, il programma è terminato. Rientra ai box alla fine di questo giro, così possiamo analizzare i dati. Rientra ai box alla fine di questo giro. È il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. Rischi di restare a secco, il carburante è quasi a zero. Passa dai box entro i prossimi due giri. Sto arrivando. Però sto migliorando il tempo. Rientra ai box in questo giro. Va bene, rientro.
L'ala anteriore è ridotta male, hai perso molta deportanza. Torna ai box per la sostituzione. Va bene, mannaggia la miseria. Ho preso in pieno il muro. C'è una brutta entrata a box qua. Le riparazioni alla vettura ci hanno preso un po' di tempo. Vabbè, pazienza. Andiamo. Via, facciamo subito la gestione ARS. In questo programma daremo uno sguardo alla gestione ERS. Si tratta di gestire la batteria in maniera efficiente per raggiungere il tuo tempo obiettivo. Il pulsante sorpasso consumerà velocemente la batteria, ma in cambio otterrai un incremento della potenza massima. Dove va? Test completato, ottimo lavoro. Abbiamo ottenuto molte informazioni preziose. Ben fatto. Sette con questo giro. Sto cercando di migliorare rispetto. Usa la miscela 1 in questa sessione. In questo modo limitiamo il consumo del motore.
Ok, il tempo dell'ultimo giro era 1.40,9. Abbastanza carburante per un solo giro. Rientra ai box in questo giro. Confermo la sosta al termine di questo giro. Posizioni in meno della ripartenza, no. Abbiamo perso tempo per riparare i danni della vettura. Come si fa a cambiare la miscela? Minuti alla pioggia, ripeto, 5 minuti alla pioggia. Se vuoi reperire delle informazioni specifiche o vuoi effettuare dei cambiamenti alla vettura nel corso di un pit stop, dimmi pure di cosa hai bisogno alla radio. Tieni premuto il pulsante della radio per attivare il sistema e potrai impartire il comando a voce o selezionarlo manualmente dalla schermata radio che comparirà sul display multifunzione. Mentre la radio è attiva, puoi sfogliare i gruppi di comandi con il pulsante DMF. Finora il nostro miglior giro è 1:40,9.
Le curve 16, 17 e 18 praticamente sono un'unica svolta lunga. È facilissimo finire in sottosterzo, quindi non perdere d'occhio l'aderenza e controlla l'acceleratore. Fa attenzione, ci sono tre punti di corda e la zona di frenata della 19 è vicinissima all'uscita della 18. Siamo 19esimi nel punto più veloce, 319,4 km orari. Facciamo un altro giro. Pioggia sarà più forte nei prossimi 15 minuti. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Anche questa sessione è andata. Ripassiamo le prime tre posizioni, ovvero le seguenti: Hamilton, Verstappen e Charles Leclerc. Le prove libere non hanno deluso, ma lo spettacolo è appena iniziato in questo grande weekend di corse. Dici bene, Carlo. Carlo Vanzini.
che dice è buona. Ritmo qualifica. Preoccuparti delle gomme, dai il massimo. Con questo test vogliamo assicurarci di essere in grado di tenere il ritmo dei nostri rivali. Accidente. Completato, hai fatto un buon lavoro. Abbiamo ottenuto dati eccellenti in quella corsa, quindi torna nel garage e ti farò vedere i numeri. Ci resta abbastanza carburante. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. In questo giro, box in questo giro. Sto arrivando. E questo è fatto. Finora il nostro miglior giro è 1:40,5.
siamo terzi nel punto più veloce, 324,0 km orari. Ok. Mettiamo le... Non ne ho. Andiamo, andiamo, forza, veloce. Esegui dei giri costanti, ci servono dati concreti per elaborare la strategia di gara. Ultimo giro, hai centrato quello che ti chiedevamo. Continua così. Facendo un ottimo lavoro, ci stanno arrivando dati interessanti. Mantieni la concentrazione. Oh.
ottimo giro, hai centrato quello che ti chiedevamo. Continua così. A posto, a posto. Facendo un ottimo lavoro, ci stanno arrivando dati interessanti. Mantieni la concentrazione. Test completato, ottimo lavoro. Abbiamo ottenuto molte informazioni preziose. Mi fa piacere. Rientri ai box alla fine di questo giro. Rifornimento prima di restare a secco. Sosta ai box entro due giri. Sto arrivando. Rientra ai box in questo giro. Thank you.
Andiamoci piano, l'auto non può sopportare altri danni del genere. Ok. Le riparazioni alla vettura ci hanno preso un po' di tempo. Torno subito. Thank you.
Chi altri c'è in pista? Bottas, Sergio Perez, Lando Norris, Lance Stroll, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, George Russell, Mick Schumacher. Vediamo il mio compagno di squadra. Troppo lento, voglio. Devi date una svegliata. Quei 0 punti li devi togliere dalla classifica. Rischi il posto. Il nostro miglior giro finora è 1 minuto 39,9. Avanziamo il tempo. Tutte le vetture hanno superato il traguardo. Queste le prime tre. Il veterano Hamilton e Sergio Perez. A giudicare da queste prove libere ci aspetta un fantastico weekend di Formula 1. Puoi dirlo forte, caro Vanzini. Come è finito? Mick Schumacher? Orribile. Avanziamo, va? Prestazione stupefacente. Di sicuro sarà una gran soddisfazione. Che impatto avrà la tua penalità sulla strategia di gara? È un bel bastone tra le ruote, di sicuro. Preferirei evitare il traffico, rende la gara molto difficile. Cercherò di non restare bloccato e svincolare via. Cambia da resta in testa a arrivi in testa. Cerco di non restare bloccato e svincolare via. Oggi hai dato il massimo nelle libere. Stavi provando nuovi componenti. Mi piaceva troppo il suono del motore per fermarmi. Stavamo facendo degli stress test, le cose sembravano andare bene. E per noi è molto importante massimizzare il tempo in pista per raccogliere dati importanti. Abbiamo investito molto sull'aerodinamica, lo stavo mettendo alla prova. Questo. Sei soddisfatto della tua prestazione odierna? Il risultato non è stato il migliore. Prima della prossima sessione dovremmo lavorare solo. Sono più felice, è andato tutto nel modo giusto. Ah, potevo Cosa mettere quella. Non ti è piaciuto? Sembrava ci mancasse deportanza, dobbiamo migliorare molto in questo campo. Molti componenti si usurano e la cosa si riflette sulle prestazioni. L'erogazione della potenza non era uniforme, il nostro passo non era adatto a questo circuito. Questo. Ti ringrazio. Prego.
adesso ci sono le qualifiche 1. Dove dare il massimo per stare più avanti possibile. Questo è una penalità di 5 secondi. Mannaggia la miseria. Ogni volta mi devo far frecare. Beh, di 5 posizioni volevo dire ingrigno. Messaggi Alex. Non so te, ma lo adoro questa pista. Ma io adoro questa pista. Mi ricorda Silverstone con un tocco di Yas Marina e un pizzico di Istanbul Park. È stupenda, ovviamente devi fare particolarmente attenzione a quella curva con triplo punto di corda delle curve, e 16, 17, 18, e attento a come esci, perché fino alla curva 19 non hai molto spazio per frenare. Puoi guadagnare molto tempo lì se mantieni la velocità, ma puoi perderne anche di più se non fai attenzione, Alex. Ok, avviamo.
fare di meno. È il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Sto arrivando. Il nostro miglior giro finora è 1.38,7. Avanziamo. La pista si libera, vado via, a posto, via.
Splendido, hai appena registrato il miglior tempo. Confermo la sosta al termine di questo giro. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Ok, sto arrivando ai box. Mica è stato escluso. Avanziamo. Mettiamo della pista libera.
appena portato a casa il miglior tempo. Ottimo. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. E tanto sto rientrando ai box. Avanziamo il tempo. Ottimo, primo tempo. Andiamo avanti. Non perdiamo altro tempo. Che il premio è il pranzo. C'ho da mangiare. Andiamo. Sperando che non c'è traffico. Thank you.
sul pilone. Per un solo giro. Grazie, Seb. Fantastico, hai registrato il miglior tempo. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. E poi position provvisoria, ottimo, ottimo. A scoppio ritardato, ho detto.
acceleriamo il tempo. Le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi tre. Il veterano Bottas e Max Verstappen. Yeah. Le qualifiche si chiudono qui, ma il bello deve ancora venire. Appuntamento domani con lo spettacolo del Gran Premio. Avanziamo subito alla gara. Dai che la vinciamo. Interviste? No, direttamente alla gara. Sulla griglia partiremo da una posizione peggiore del previsto, quale di preciso dipenderà da cosa capiterà agli altri piloti. Ciao, giusto per ribadire, ti è stata inflitta una penalità per lo scontro contro un altro pilota durante le sessioni precedenti di questo fine settimana. Hai perso 5 posizioni in griglia, Jeff. Mannaccia la miseria. Devo cazzare i piedi. Come le dita. Sul pad. Avanziamo la sessione. Andiamo alla gara, forza. Che saranno mai 5 posizioni. Subito mi svincolerò. Andrò in prima posizione. Devo stare davanti alla Mercedes. Posso farcela. Eccoci qui, in una delle città con la crescita più esponenziale degli Stati Uniti, la favolosa Austin, nel gigantesco stato del Texas. Il circuito è lungo 5,5 km, si trova a sud-est del centro cittadino ed è stato uno degli ultimi tracciati nel 2012 a essere inserito nel calendario di Formula 1. Oggi gareggeremo nella contea di Travis in Texas, intorno alle 20 curve del meraviglioso circuito delle Americhe. Oggi raggiungeremo velocità di circa 320 km orari con ottime opportunità di sorpasso, specialmente lungo le due zone DRS che portano a curva 1 e sul lunghissimo rettilineo che conduce alla curva 12. Per questo Gran Premio ringrazio Luca Filippi per essere qui con me. Parliamo un po' del veterano. E stagione, un campionato davvero meritato. La pressione se ne va, con il titolo in tasca. Penso se lo sia davvero meritato. Non dico che sia stata una corsa al titolo impeccabile, ma di certo ha avuto costanza. Spero che oggi sia rilassato e che ci regali una gara emozionante. Puoi dirlo forte. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Valtteri Bottas parte dalla pole position e appena dietro prende posto Max Verstappen. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni. Hamilton,
Vettel, Charles Leclerc. Il veterano inizierà più indietro a causa di una penalità in griglia di partenza presa in precedenza. Albon, Perez, Stroll e Carlos Sainz, Ricciardo, Norris, Dani Kvyat e Gasly, Ocon, Raikkonen, Romain Grosjean e George Russell, Giovinazzi, Schumacher, Latifi, infine Kevin Magnussen a occupare l'ultima posizione. È quasi arrivata l'ora di partire. Le luci del semaforo si spegneranno e daranno vita al Gran Premio di oggi. Damose da fa. Forza. Andiamo alla caccia di un'altra vittoria. Iniziamo. Sembra tutto a posto, ma dobbiamo provare le marce, quindi ingranale tutte appena puoi. E poi dobbiamo lavorare ai freni e scaldare anche le gomme. Thank you.
Gli altri piloti si stanno posizionando. Sì, no, ho capito. Porta pazienza. Fa attenzione. Ci siamo? Continua. Ottimo, ottimo, dai. Veloce, veloce. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Sono io in testa, quindi il problema non si può. Stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Non mi dare problemi, Alex. Thank you.
Ok, abbiamo riscontrato un problema con la scatola delle unità di controllo elettronico. Farà danni aggiuntivi a tutti gli altri componenti della Power Unit. Libre. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. In questo giro, forza! Ok. Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. Ora faccio qualche altro giro. We'll be right back.
è rientrato ai box. Mick ai box. Subito un danno all'ala anteriore. Rientra ai box prima che diventi un problema serio. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Non ci voleva. Devi finire la corsa con queste gomme. Sufficienza per altri 5 giri. Attenzione, attenzione! Distacco dall'auto davanti, 7,7 secondi. Attenzione, è entrata in pista la safety car. Fai attenzione, mantieni il tempo delta positivo o riceverai una penalità. Rallenta, mantieni positivo il delta.
riduci la velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Sei al quinto posto. Davanti c'è Vettel. Ok, il distacco è 1,6 secondi. Monta gomme medie e nuove. Norris è dietro di te. Il distacco dalla vettura dietro di te è 7,1 secondi. Monta gomme medie e nuove. Il distacco dalla prima è 3,0 secondi. Fai attenzione alle gomme adesso. Devi finire la gara con il treno attuale. Rimangono ancora 4 giri. Messa safety car quando andrà via. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ok, magari sta safety car che entra. Già prevista tra circa 10-15 minuti. Sarà finita la gara. Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro.
Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Sei all'ultimo giro. Vabbè. Non possiamo lamentarci, hai guidato molto bene. Non era quello che volevo, però. La bandiera a scacchi sventola e con essa il Gran Premio di Austin si conclude. Dimmi Luca, a cosa è dovuta la vittoria di oggi? Oggi secondo me era tutta questione di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Prima dell'entrata in pista della safety car ci aspettavamo una gara completamente diversa, ma è riuscita ad approfittarne al meglio dopo che le distanze erano state annullate. Ed ecco i vincitori di oggi. Una Red Bull sempre più sugli scudi ha svolto anche stavolta un lavoro eccellente. Di sicuro la scuderia può essere orgogliosa della vittoria. Orribile. Passando al pilota del giorno, Luca, su chi cade la tua scelta? È Lando Norris, nessun altro meglio di lui. Preciso, sicuro di sé, calmo. Non ho dubbi che lui e la sua scuderia festeggeranno a lungo questa prestazione. Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. La Mercedes aumenta il suo vantaggio. Nel frattempo prosegue la scalata alla classifica dell'Alfa Tauri dopo un weekend entusiasmante. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1, ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete le prossime gare. Non doveva andare così, uffa, direttore di gara.
dove li vado a trovare questi 32 punti? Mannaccia la miseria. Visualizziamo gli highlights. Ottima partenza di Osaico Maurizio, che passa dalla sesta posizione fino alla prima. Urtando Max Verstappen. Sono stato bravo, però non dovevo fare quell'errore, mannaggia quell'entrata curve lì. Oh, che schifo. No, non si può fare un errore del genere, non si può, quando sei in lotta per la classifica costruttore. L'ho schivata a botta, se no doveva essere un ritiro pure per me. Qua sono al quinto posto dietro Vettel durante il periodo della safety car. Qui su stavo per superare Sebastian Vettel, l'avevo superato poi quasi super shot a crack. Qua faccio un brutto errore che quasi quasi mi costava il podio. Va bene, avanziamo. Come una gara molto avvincente. Le tue impressioni? Pensi che la penalità fosse giustificata? Difficile a dirsi, ma gli ufficiali hanno deciso. Beh, se infrangi le regole paghi. Che altro posso dire? Ho esagerato e sono stato punito. Non c'è molto altro da dire. Assolutamente no, è completamente ingiustificato questo. Hai recuperato molte posizioni in gara, no? Avere più potenza ci ha fatto molto comodo. La macchina è agile e leggera, è stato facile. Il nostro parquet aerodinamico è incredibile. Era fantastico, la macchina era appiccicata all'asfalto. Stai sorprendendo tutti. Qual è il tuo segreto? Sarebbe dire troppo. Nessun segreto, ci vogliono una grande macchina e una grande squadra. Segreto? Sono il migliore in pista, non è certo un segreto. Questo. C'è stato qualche contatto con il tuo rivale. Che è successo? Deve guardare dove va, potrebbe farsi male. Non siamo in un videogioco. Siamo entrambi grandi piloti che danno il massimo e a volte il contatto è inevitabile. Questo. Ottimo, ed è tutto. Prego.
carità, però vado avanti io. Avanziamo. Che cosa posso mettere? Allenamento del simulatore, spot promozione pilota, programma team, assaggiamenti podio. Aggiornamenti della Power Unit. I nostri amici di Ferrari ci hanno dato una buona notizia. È arrivato un nuovo componente per migliorare il nostro propulsore. Dalla prossima gara dovremo iniziare ad avere qualche marcia in più. Puoi dare un'occhiata all'aggiornamento nella schermata RNS. Poteva fare di meglio. Allora, va bene, grazie per averci seguito, alla prossima, ciao ciao!